Iva Zanichi, un'esperienza laha profondamente segnata, periodo forte. La caperbita di Iva Zanichi ce la porta ad essere un'eterna ragazza della televisione. Uno dei volti più amati della televisione italiana e indubbiamente quello della cantante, conduttrice e futura giudice del programma Io Canto, Iva Zanichi. Dopo la meravigliosa esperienza a ballando con le stelle con il ballerino Samuel Peron, Iva continua a catturer l'attenzione del pubblico per la sua recente intervista rilasciata al settimanale Mio. In questa intervista, Iva ha avuto modo di parlare anche della sua passata esperienza in politica. Ho voluto entrare in politica pur sapendo che avrei tribolato per rientrare nel mio mondo. Non mi pento. Ho fatto 6 anni ed è stato un periodo intenso, forte, che mi ha fatto stare anche male per ciò che ho visto quando mi recavo nei paesi più poveri. Iva ha parlato anche di altri aspetti della sua carriera e della sua vita personale. La sua presenza costante nei media e la sua autenticità continuano a conquistar il cuore degli spettatori, dimostrando il motivo per cui è così amata in Italia. Iva Zanichi, una donna curiosa che ha fatto della musica e della televisione il suo mondo. Dalle parole pronunciate nell'intervista al settimanale Mio, Iva Zanichi ha dimostrato di essere un'artista a tutto tondo, sempre pronta ad accettare nuove sfide e a seguir un percorso controcorrente. Questa versatilità è emersa chiaramente nel suo passaggio dalla musica al mondo della televisione. In effetti, proprio in relazione a questo, nell'intervista ha condiviso la sua grande curiosità e passione per il mondo televisivo. Non è che la musica non mi bastasse, ma sono molto curiosa. Mi incuriosiva la TV e la ho fatta. Questa apertura mentale e la volontà di abbracciare nuove esperienze sono parte integrante del suo percorso artistico, rendendo Iva una figura poliedrica e apprezzata nel panorama dell'intrattenimento italiano e, dopo che settimane è arrivata la decisione di Mediaset di averla cambio di ad Io Canto condotto da Gerry Scotti. La risposta alla proposta di Nikita Pelizon per evitare incidenti dopo le serate in discoteca. Inoltre, Iva Zanichi ha avuto l'opportunità di discutere sul settimanale Mio, dell'idea dell'ex vincitrice del Grande Fratello Nikita Pelizon, in cui sosteneva che potrebbe esserci la possibilità di ottenere taxi gratuiti per evitare incidenti dopo le serate in discoteca. Iva invece ha evidenziato come sperice le famiglie siano più attente e vigilanti nei confronti dei loro ragazzi, dimostrando una sensibilità verso la sicurezza e il benessere delle giovani generazioni. Questa riflessione dimostra come la Quila di Ligoncio sia non solo un'artista talentuosa ma anche una fosse consapevole che cerca di contribuire positivamente alla società e alle sue problematiche.